concerto tutto russo con il direttore, uno dei beniamini del pubblico romano, Yuri Temirkanov, la giovane violinista Lisa Batiashvili e musiche di Shostakovich. Programma contrastante che prevede il primo concerto per violino, uno dei brani su cui Shostakovich ebbe maggiori difficoltà, dovette aspettare molto per vederlo eseguito. È un brano dedicato al più grande violinista russo del Novecento, David Oistrakh. E poi invece un brano tipicamente di regime, Il canto della foresta, un brano che Shostakovich scrisse per celebrare un programma di riforestazione della steppa russa. Il concerto fu eseguito solo dopo la morte di Stalin e abbiamo delle testimonianze molto interessanti da parte di alcuni allievi sul lavoro che Oistrakh e Shostakovich fecero insieme. Il compositore si fidò infatti moltissimo del grande violinista per sviluppare la scrittura violinistica così particolare di questo brano. Formidabile. Thank you.